fatta un'informativa su questo incontro tra famiglie e pomatici e io che conosco l'incontro, che è stato molto teso tra i due, il carabiniere invece scrive in questo appunto che si sono lasciati in modo sereno, il Flaminio è soddisfatto della conversazione con Pomodice, non c'è niente da aggiungere, questo dà il peso anche, no, dell'informativa, mentre invece era stato molto accurato. Ricorda anche gli storici che quando si può incrociare la fonte orale, esatto, il documento scritto è così, è un lavoro bene detto, Ecco, probabilmente anche loro erano vincolati in qualche maniera a quel comportamento. Certo è che quando sono venuti alla luce quegli scritti, poi dopo abbiamo avuto Andreotti che ha denunciato la presenza di Glavio, che faceva parte, che era uno dei pezzi più importanti dei manoscritti di Moro, che erano stati già censurati. Ecco, e a proposito di questo vorrei richiamare la vostra attenzione sul significato che io attribuisco al titolo Patto di Omertà. Cioè, perché il patto di omertà avviene sulla base di cose concrete ed è proprio in relazione al mantenere nascosti documenti e di mantenere silenzio e un atteggiamento omertoso da parte delle stesse Brigate Rosse, nel momento in cui invece era loro interesse parlare, era da brigatisti. Adesso io voglio richiamare la vostra attenzione sul comunicato, quando viene il comunicato numero 6, quando viene condannato a morte Aldo Moro. Siamo al 15 di aprile, mentre tutti i comunicati precedenti avevano sempre annunciato che tutto sarebbe stato reso noto al popolo, tutto quanto riguardava gli interrogatori di Moro sarebbe stato pubblicato. E invece, quando arriviamo al comunicato numero 6, che è il comunicato di condanna a morte, si afferma che non c'è nessun segreto da rivelare. Non c'è nessun segreto riguardante alla Democrazia Cristiana. E poi ci si contraddice subito dopo con delle frasi dove si afferma che Moro ha rivelato tutte le trame della putrida Democrazia Cristiana, e tuttavia nulla viene pubblicato. Ecco, forse in quel momento i brigatisti avevano aderito, avevano partecipato ad una trattativa, questo è un interrogativo per me che rimane ancora aperto. Noi abbiamo la figura di Picenic, il consigliere americano inviato dal Dipartimento di Stato. E quando è che lui arriva in Italia? Non viene immediatamente dopo al rapimento di Moro, seppure Cossiga immediatamente lo richiama, lo richiede, gli viene risposto da parte dell'amministrazione di Carter che gli Stati Uniti intervengono soltanto quando ci sono degli interessi diretti in gioco e allora possono partecipare. Ebbene, dopo la prima lettera di Moro, quella a Cossiga, in cui si afferma che lui dice di essere sotto un dominio assoluto e incontrollato e che potrebbe
parlare, fa cenno e parla di segreto di Stato, ecco, arriva Picheni. Immediatamente, il 29 è la data che arriva la lettera, il 30 arriva Picheni. Quindi è proprio il tema del segreto di Stato che interessa in maniera particolare l'amministrazione americana. Ed egli prende la direzione delle direttive, la direzione delle indagini. È lui che consiglia Cossiga, che consiglia Andreotti come ci si deve muovere. È lui che a proposito della stampa dice bisogna dare un pacchetto di notizie ben controllato ogni giorno alla stampa, ai mass media, in modo di dirigere, di controllare la campagna. E abbiamo un test, qualcuno ha fatto delle tesi di laurea su questo tema ed è affascinante, importante. Noi abbiamo una socia del nostro archivio, Ilenia Imperi, che ha fatto appunto una tesi di dottorato su questo. Ed è interessantissimo come praticamente la stampa italiana durante i 55 giorni è al servizio del potere. E guarda, il caso Moro, scompare il giornalismo d'inchiesta, i segugi, quelli che cercano la verità, che cercano le notizie, per proprio si va per le note di agenzia, ragione Pecorelli, il rubinetto si manovra e secondo come si manovra da parte delle agenzie stampa e secondo a come lo manovra il rubinetto riesci a influenzare, a indirizzare la stampa, la notizia, far circolare le notizie. Questo avviene durante i 55 giorni. Ecco, noi abbiamo questo Picheni che impone le sue direttive. E la prima osservazione che fa è che bisognava trattare, far finta di trattare. Ci voleva una finzione, ma una trattativa con le Brigate Rosse. Era sbagliato, perché se fosse stato necessario per raggiungere un obiettivo strategico si tratta e si paga anche. Lo dice lui, lo scrive lui. Ma nel caso delle Brigate Rosse il punto strategico per lui non è quello di salvare Moro. Non ha avuto il mandato di salvare Moro. Lui ha avuto il mandato di stabilizzare la situazione italiana. E questo poteva, per fare questo, che significava evitare nel modo più assoluto una situazione in cui i comunisti avrebbero potuto accedere al governo del paese, allora era necessario sacrificare la vita di Moro. Era il prezzo da pagare per stabilizzare l'Italia. La vita di Moro per stabilizzare l'Italia secondo la volontà dell'americano. Questo è il problema. Partiamoci chiaro. Kissinger aveva le idee chiare, le trasmette anche al nuovo consigliere della sicurezza americano, Bierzinski. Sposa anche lui quelle tesi che erano di Kissinger. Io ho letto anche di recente un discorso di Kissinger quando si svolge il convegno nel giugno del 1977
si svolge